buonasera, ovviamente grazie per essere così numerosi come sempre, fra l'altro questa sera, alle iniziative del libro delle 18 titoli. Quindi veramente grazie, evidentemente il lavoro che stiamo facendo è apprezzato sempre di più e questo non può che darci soddisfazione, come immaginate. Dietro a questa rassegna ovviamente c'è tantissimo lavoro e il fatto di vedere la sala sempre piena non può che aiutarci a continuare. Io e Sara vi ruberemo veramente 2 o 3 minuti per lasciare più spazio ai nostri ospiti, che ovviamente ringrazio primo il nostro abituale compagno di viaggio. Abbiamo sempre il piacere di averlo qua con noi e tutte le occasioni delle sale che ospitano il libro e le 18 titoli. Andrea, ovviamente grazie anche a te, anche per te è un ritorno, ma anche un'anticipazione perché Andrea sarà l'ospite della nostra prossima rassegna e anche di questo io ti ringrazio. Ringrazio anche gli amici, i collaboratori, gli attori di Pino Overero, che voi vedete seduti accanto a lui e che leggeranno alcuni passi di questo suo libro, ovviamente Ferro Latte Ferro, di cui avrete sicuramente letto e che Andrea, sul quale Andrea si dilungherà sicuramente più a lungo. No, io spero che non l'abbiano letto, così lo comprano. Lo compreranno comunque, insomma, ah, okay. Ovviamente dicevo 2 minuti perché alcuni ringraziamenti e alcune precisazioni in questi casi sono necessari. Io non vi racconto tutto il cartellone del 1803, molti di voi sono già stati alla conferenza stampa di presentazione e poi insomma le brochure o il roll-up che è fuori potranno essere maggiormente esaustivi e precisi, però alcuni ringraziamenti lo devo assolutamente farvi perché doverosi e sentiti. Beh, innanzitutto il primo ringraziamento è ad APT che ci ospita in questa sala da quando abbiamo iniziato questa rassegna e siamo alla 19ª edizione di questa rassegna. Ringrazio ovviamente anche il presidente di APT, Sara, che qui è nella sua veste di 1803, ma che è anche presidente di APT. Ringrazio il Piccolo, che collabora con noi attraverso i suoi giornalisti, collaboratori a questa nostra manifestazione. Ringrazio Ubic, che c'è sempre vicina in sala con Gaspare, perché è fondamentale è dare anche l'occasione poi ai nostri ospiti in sala di poter acquistare i libri dell'autore, e ringrazio per il contributo per questa edizione la compagnia di navigazione del capitano Zenti Vin, che ci ospiterà a bordo della seconda uscita il prossimo sabato. Ricordo i contributi e il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e quello del Comune di Gorizia e i contributi sponsor tecnici di questa edizione, che sono la Cassa Rurale FVG, Maritani, con il quale ci soffermeremo alla fine dell'incontro gustando anche il suo vino e i suoi prodotti, la Vecchia Gorizia, che in alcune delle occasioni ci accompagna per accompagnare il vino, e poi il magazine che è quello che ci aiuta per tutta la parte grafica, stampa e via dicendo. Io mi fermo qua, avendo sicuramente dimenticato qualcuno, ma ci sono molti altri collaboratori in questa sala che andrebbero ricordati. Nevio Costanzo, che abitualmente ci accompagna per le foto, per le riprese, ma anche lo staff di relazioni pubbliche e segreteria organizzativa di APT. Quindi grazie a loro, buona serata e lascio il microfono a Sara invece per la parte più ludica della nostra rassegna. Grazie Paolo, benvenuti a tutti voi anche da parte mia qui nella sala di APT. Volevo aggiungere un ringraziamento che ci siamo dimenticati, che sono i treni che passano qui dietro, no? Che rendono così particolare anche la nostra rassegna.
in questo posto. Come dicevamo, ci sono la rassegna, insomma, la conoscete ormai quasi tutti, mi pare, no? Si divide in due parti. C'è una parte che è questa statica, in cosiddetta statica in sala, nella quale si susseguono le presentazioni di questi libri, e poi c'è una parte più dinamica che si svolge abitualmente di sabato. Appunto questo sabato la prima uscita sarà questa uscita in Val Rosandra, nella quale faremo questa bellissima passeggiata, sempre confidando nel bel tempo, ma ci siamo assicurati che l'abbiamo prenotato, sarà una bellissima giornata. E poi andremo in visita alle cantine Parovel, dove appunto visiteremo le cantine e potremo fare una degustazione dei prodotti dei Parovel, che sono sia l'olio appunto che i vini, e poi ci fermeremo per una merenda garsolina e ritornare indietro più o meno a metà pomeriggio, indicativamente. A questa prima uscita uscirà una seconda, che vi anticipo, perché come sapete nelle prenotazioni le attiviamo dal lunedì precedente, quindi dal lunedì prossimo 9 ottobre sarà possibile prenotare al numero che è indicato un po' su tutti i volantini la seconda uscita che faremo, che sarà un pochino più lontana, e andremo a Marano, ci imbarcheremo e faremo tutta un'uscita in laguna, la scoperta di quel pezzo di territorio che forse magari non abbiamo mai visto dal lato del mare. Dopodiché rientreremo, faremo una breve sosta, un'ora libera, diciamo, da impegni presso il centro di Marano, e rientreremo in giornata. Ci sarà sempre la possibilità di stuzzicare qualcosina anche a bordo della nave. E comunque sarà previsto un pranzo al sacco per questa seconda uscita, mentre per quella di sabato il pranzo appunto sarà fornito e compreso all'interno della quota di partecipazione. Ricordo che per questa uscita di sabato ci sono ancora posti liberi, quindi se avete piacere, dopo, a fine della presentazione, mi trovate qui, insomma, e mi lasciate i nomi attivi. Adesso non vi rubo più tempo, vi lascio alla serata e auguro una buona serata a tutti voi. Grazie. Ferro batte ferro. Ferro batte ferro e sbarra chiama sbarra. Mettete via i deliri e conservatevi questa notte. La chiave, la falla in serratura e i cancelli hanno voglia di musica. Sveglia, delinquenti, che è ora di scontare. Tirate fuori le condanne, togliete le lancette agli orologi. Forza, andare, camminare, girare sopra il rammarico e sui frammenti di catena. Sentite, gente del bene. E popolo delle fedine penali pulite, se non avete il fisico disperato, un carattere disgraziato, la referenza tormentata o il talento criminale, no. Non pensate alla galera, non vi frega mai in mente di fare i delinquenti, comportatevi bene e andate dalla vostra strada. Via, non immischiatevi con quel mondo di inutili, non cercate storie carcerarie, perché se non si ha l'indole della delinquenza, e allora è meglio lasciar perdere, perché è solo tragedia e potreste fermarvi alle prime battute. Meglio che ognuno vada per il proprio destino e il suo mestiere, chi a interpretare l'angelo, chi a fare l'assassino. Ad esempio, se siete bravi a lavorare il legno, d'accordo, lavorate il legno. Se avete una costituzione fragile, bene, fateli ammalati, vi sentite annoiati, allora sposatevi e curatevi le vostre corna in santa pace. Se siete curiosi, allora è meglio che andate a rompere le palle il più lontano possibile. No, non prendetela per una scortesia, è solo una raccomandazione, perché le frequentazioni dentro il muro bisogna lasciarle stare. Loro hanno così tanto da fare, imparare a vivere senza vivere, frequentare il tempo inutile come uno sbadiglio, bestemmiare, abituarsi al dramma, qualche volta anche trovare il tempo di morire. Sì, soprattutto gli incauti, bisogna che ci mettano molta attenzione, non facciano i furbi e si ricordino di guidare con la patente, siano educati con i pubblici ufficiali, non facciano l'errore di indispettire qualche pentito e non si sognino di assomigliare a qualche foto segnaletica, perché una volta entrati all'ufficio matricola non si torna più indietro. E allora
Maledizione a voi, vi segnaleranno le dita e fotograferanno in posa, vi spoglieranno e piegheranno a 90, vi curroseranno dentro il buco del cu fino a farvi cucù in bocca. Finita la vergogna, respirate a fondo e preparatevi al peggio. Ordinatevi tutte le lacrime che avete e piangetevi senza piangere, guai a voi, anche il terrore. Fatelo tremare senza muoverlo, perché se ve ne fate accorgere, sono cavoli vostri. Diventerete il bersaglio delle bastonate al volo, le vittime degli scherzi più feroci. Vi faranno tatuare un nero sulla guancia e poi, dopo avervi fatto chinare, vi chiameranno Roberta, Marisa, Giorgina, a piacere. Girando tra quella folla di inutili capireste che se la paura è una sensazione umana, è umana solo e oltre le mura. La paura carceraria invece fa parte dell'istinto bestiale, lei ti cattura, ti stravolge e con il pretesto di un piccolo errore ti stritola nell'impasto sbagliato. Ah, dimenticavo, casomai vi dovesse succedere, non mi venga mai in mente, di tirare fuori le vostre referenze oneste, perché là dentro non conta niente il futuro, figuratevi il passato. Perciò, gente per bene, popolo delle fedine pulite, ripeto, non fatevi venire la voglia del detenuto se prima non vi siete imparentati con la disgrazia. Su, allora, circolare, via, via, il più lontano possibile, via. E allora, li vogliamo svegliare, questi delinquenti che è ora di scontare? Mica vorranno pagare dormendo, no? Forza, che chi comincia togliere le lancette e mettete in moto gli orologi. Tic, tac, tic, tac. Ferro batte ferro e sbarra chiama sbarra. Mettetevi i deliri e conservatevi questa notte. La chiave, la fame di sapere più dei cancelli, hanno volte di musica. Sveglia, delinquenti, che è ora di scontare. Tirate fuori le condanne e togliete le lancette agli orologi. Forza, andare, camminare. Girare sopra il rammarico e sui frammenti di catena. Siamo stati come gettati direttamente dentro questo mondo di cui questa sera parliamo. Faccio due brevissime premesse e poi una piccola riflessione. Più che una serie di domande e risposte, penso che sia un raccontare o raccontarsi anche delle esperienze. Ma le due premesse sono che Pino Rovedo, credo non occorra dare troppo tempo alle presentazioni. E siamo qui ed è un onore anche per me, una gioia più che un onore, poter condividere questo momento con lui presentando questo suo, non so che numero, tanti sono i suoi libri, questo Ferro batte ferro, è uno di loro e dico subito che ovviamente, era la seconda premessa, va comprato, va letto, va ascoltato come abbiamo fatto adesso. Perché non ci parla di una storia di Pino Rovedo, non ci parla secondo me soltanto di una storia di Pino Rovedo o di una storia di carcere, ma ci parla di noi, ci parla di ognuno di noi. Io leggendo questo, ma anche gli altri libri di Pino Rovedo, ho scoperto molto di me stesso, mi sono riscoperto, perché il mondo di cui lui parla non è un mondo estraneo, è un mondo che è profondamente dentro di noi, anche se ordinariamente ce lo dimentichiamo o facciamo finta che non sia così. E dette queste premesse, quindi la gioia di Pino e non il consiglio, il caldo invito a portarsi a casa il libro e a leggerselo e rileggerselo più volte, vorrei dire due cose introduttive che mi sono venute su, ho pensato tutt'altro, ma poi ascoltando questa lettura mi sono venute su quasi spontaneamente. Io la prima volta che ho messo piede in un carcere, in una delle mie diverse vite, è stato nel 1984, quando
studiavo a Roma, un prete amico con il quale condividevo il collegio, e si era ammalato e non poteva andare a celebrare la messa e Bibbia come andava ogni settimana. Mi chiese se lo potevo sostituire, ci andai nel carcere giudiziario, che è quello dove ci sono i detenuti in attesa di giudizio, e ricordo benissimo di aver attraversato almeno 7 cancelli, ciascuno dei quali si chiudeva con gran fragore alle spalle, prima di arrivare ad una stanza grande, circa un quarto di questa, dove non più di 15, perché questo era il numero consentito, di 15, potevano venire alla messa. Venivano volentieri perché era uno dei pochi momenti di incontro con qualcuno al di fuori del mondo carcerario. Di questi 15 si avevano 25 minuti per celebrare la messa e poi la possibilità di confessare una persona per non più di 4 minuti, e c'erano le guardie carcerarie che controllavano minuto per minuto questi tempi. Ricordo benissimo una volta che c'era il Vangelo che diceva ama il tuo prossimo come te stesso, e uno, perché nella predica ci si parlava così, uno mi ha interrotto chiedendomi: ma secondo te si può odiare per amore? E la domanda mi aveva molto colpito, l'ho portata per tanto tempo dopo, anche perché chi me la faceva è accusato di aver messo la bomba a Bologna nella stazione. E quindi questa domanda, se si può odiare per amore, posta in quel tipo di contesto, è una domanda che ha segnato nel profondo la mia vita. E da quel momento in poi ogni settimana sono stato a Re Bibbia, o al carcere giudiziario o al carcere quello dove si scontano le pene, perché per me è stato come trovare una parte, come vi dicevo prima, una parte di me stesso che avevo dimenticato o che non avevo mai conosciuto, e ogni volta che andavo e che stavo in mezzo ai brigatisti, quella volta erano ancora i ragazzi delle Brigate Rosse che scontavano l'ultima parte della pena, c'erano i mafiosi, i camorristi, c'era tantissima gente che era dentro per errori giudiziari clamorosi. Un ragazzo che era stato accusato di un furto miliardario alla Chico e che in realtà non era in grado neanche di leggere e scrivere, ed era stato la vittima di una manipolazione fatta da questa grande ditta. E ecco, da quella volta poi, dopo i 2 anni passati a Roma, ogni settimana a Re Bibbia, il carcere mi è rimasto nel cuore. Ovunque sono stato ho voluto entrare, a parte Gorizia, Udine, Tolmezzo, Pisa, dove c'erano degli amici che andavo a trovare, che volevo incontrare, ma anche in Costa d'Avorio, in Mozambico. In Mozambico c'era un carcere con dentro 40 persone e la guardia carceraria era una sola, e quando chiesi come mai qua ce n'è una sola, come fa a reggere 40 persone, e lui diceva che il problema era che non uscissero, che non entrassero da fuori a dentro, perché questo era l'unico posto in cui c'era almeno un piatto di minestra da mangiare, e quindi la gente si affollava alle porte per poter entrare in questo carcere, che in realtà era qualcosa di peggio di una nostra stalla come struttura. Questo per dire che per me il mondo del carcere è un mondo di estremo interesse, perché ci racconta storie che fanno parte misteriosamente di noi, ma che noi vogliamo cancellare dentro di noi, da una parte. Dall'altra parte è un mondo talmente dentro di noi che noi non vogliamo neanche sapere che esista, per cui la stragrande maggioranza della gente credo che non abbia mai messo piede dentro. Ricordo quando con Voce Isontina pubblicavamo l'Eco di Gorizia, forse il primo giornale di carcere non dedicato al carcere, ma che usciva con un media che comunque era diffuso nelle famiglie, quanta gente che mi diceva che lo leggeva da capo a fondo perché gli sembrava loro di leggere un qualcosa di assolutamente lontano, qualcosa che proveniva da un altro pianeta. Ecco, è proprio questa estrema distanza ed estrema vicinanza che secondo me rende così importante il carcere, così facile poi parlarne per chi come me non c'è andato per starci dentro, per essere costretto, come si dice, per essere ristretto, ma poi soprattutto per chi invece è costretto a starci dentro, la privazione della libertà è un qualcosa che per chi ha visitato un carcere diventa immediatamente
aberrante, impossibile da credere che esista un sistema che possa costringere della gente a stare anni ristretta in una stanza che poi solo bisogna vedere per vedere che tipo di stanza è. È un qualcosa che fa bollire la coscienza, soprattutto poi quando si parla di pene detentive sotto i 3 anni, cioè quindi un qualcosa di incredibile che sia possibile impedire alle persone di poter gestire ordinariamente il percorso della propria vita. E credo che questo dipenda non solo dalla struttura carceraria o dalla struttura giudiziaria, ma dalla mentalità di tutti noi, ed è per questo che un libro come questo, o tutti i libri che Pino ha scritto, sono a mio parere anche un appello al nostro ben pensantismo, affinché riusciamo ad uscire da quello schema mentale. Anche l'altro giorno, quello che ha ammazzato quella ragazza va agli arresti domiciliari, orrore, ma che cosa cambia? Forse che il tenerlo rinchiuso in una gabbia possa in qualche modo migliorare la situazione. Quel delitto è stato efferato, terribile, ed è giusto che in qualche modo una persona, già con la sua coscienza immagino, ma anche con i percorsi che gli vengono indicati, possa scontare una pena per ciò che ha commesso. Ma la pena è essere rinchiuso in una gabbia come un cane? Oppure la pena può essere un qualcosa che veramente ricostruisce la vita e la riabilita? E queste sono le domande che solo entrando nel carcere ci si pone, perché il carcere, così com'è, non serve assolutamente a niente. Non migliora la vita delle persone che ci stanno dentro, non restituisce ciò che è stato tolto, aggrava soltanto la situazione. Ecco, allora, concludendo questa piccola introduzione, lasciando poi ovviamente la parola a Pino Roveredo, la domanda che io mi pongo e gli pongo a lui, anche come bella questa definizione, lui è a livello regionale il garante per i diritti delle persone private della libertà. Ecco, sapete che a Gorizia, questo è un aneddoto, c'è uno per ogni provincia, e alla provincia di Gorizia erano arrivate 2 domande, loro pensavano che ce ne fosse una sola veramente, ma poi è arrivata anche la seconda. Quando l'hanno aperta, hanno visto che era quella di Don Alberto De Nadai, una che poi è stato il garante, e l'altra era la mia, perché è chiaro che c'era come una passione, un desiderio, ma quando io consegnai la domanda, io ero convinto che ci fosse un pacco di domande alto così di cittadini goriziani che volevano mettersi al servizio per poter garantire i diritti, la libertà personale di quelli che sono in via Brazzellini, ma anche di quelli che in quel momento erano nel centro di identificazione ed espulsione di Gradisca, nel CARA, e di tutti coloro che in un modo o nell'altro erano reclusi. Ecco, e a livello goriziano era ed è per sempre, secondo me, garante Don Alberto De Nadai. Tra i 4 garanti, uno dei quali è già andato in un altro mondo, è stato scelto il garante regionale, appunto Pino Roveredo. A te la parola. Grazie. Grazie. Io volevo dire solo 2 cose in premessa. Intanto che questo è un posto, la prima fila per le autorità, non so se c'è qualche autorità, indicavo Andrea Picco, ma lui si vergogna, però lo vorrei vedere, sarebbe un orgoglio anche nostro vederti in prima fila. Ok, grazie. Assumiti le tue responsabilità. Volevo chiedere un applauso, può essere una violenza, però anche oggi è scomparsa una persona di cultura, è morto Giorgio Pressburger, io credo un applauso. Un periodo nefasto dopo Pierluigi Cappello. E il fatto di essere garante regionale delle persone private della libertà per me è un motivo di grande orgoglio. Io sono l'unico in Europa che da ex detenuto è diventato garante, non esiste altra, no? E per chi appunto ha provato il carcere, oggi entrare in carcere e non passare per l'ufficio matricola ma essere accolto a braccia aperte dai direttori, rispettato dagli agenti, cioè io posso entrare in carcere alle 3 di notte, questa, no? Poteva succedere anche
prima, sì, dipende da cosa si è già reato, però oggi è un'altra entrata e racconto questo piccolo aneddoto che qualche mese fa girando con il comandante degli agenti nel carcere di Trieste, passando per un tratto così o al corridoio, gli dissi: vedi, questa è la mia prima cella, quando avevo 17 anni. E lui con grande serietà mi ha risposto: Roveredo, appena lei morirà metteremo una targhetta qui, passo fino a voi. Dico: sono soddisfazioni. Sì, io parlo di carcere anche se sembra un assurdo. Io sono diventato famoso con il mio peggio, il carcere entra sicuramente in questo peggio. Sono entrato a 17 anni, ma con una grande esaltazione, perché il carcere era un motivo di esaltazione. Noi andavamo in via Fabio Severo, che è una parallela di via Borromeo, dove c'è il carcere, entravamo in un portone, salivamo un piano, aprivamo le finestre delle scale e ci si affacciava al cortile o all'aria dei detenuti del carcere di Trieste. E allora si diceva che chi si appoggiava a quel davanzale aveva disgrazia sicura. E noi, un gruppetto di ragazzi, puntualmente siamo andati tutti in carcere, non per il davanzale, ma perché avevamo commesso un reato. E io credo che l'istituzione carcere sia assolutamente giusta, no? Non si può, sarebbe un'utopia pensare di togliere il carcere, anche se, vabbè. E credo che la funzione carcere sia assolutamente illegale. Lo dico perché questo avviene oggi, ma avveniva anche ai miei tempi. Io non devo mezza virgola della mia salvezza ai carcere, anzi credo che abbia aumentato i miei sbagli, i miei errori o i miei inciampi. Io ricordo che entrai, ripeto, a 17 anni, agosto del 1972, adesso voi farete i calcoli di quanti anni ho, però ve lo dico io, 63, così non perdete la concentrazione. Entrai e lo scrissi anche in un testo teatrale. Io entrai all'ufficio matricola e consegnai la mia vita. Loro in cambio mi diedero un orologio, come ha detto Mario, senza lancette. Il tempo in carcere è la condanna, è la vera condanna. Io ricordo i primi tre giorni nella cella di isolamento, quando io ho pianto, quando io ho avuto paura, quando ho avuto terrore, quando avevo un'angoscia perché pensavo che nessuno sapesse niente di me, perché eri fuori dal mondo, fuori dalla vita. Io ricordo che quando uscii da quella cella di isolamento capii immediatamente le dinamiche, andai dal giudice a fare la deposizione e mi assegnarono un avvocato d'ufficio che era un avvocato molto famoso a Trieste. Lui era tutto abbronzato, mi chiese: hai soldi tu? La tua famiglia ha soldi? No. E lui non parlò, non fece neanche mezza parola di intervento. L'unica cosa che disse, si scambiava i pareri dell'estate appena trascorsa con il giudice. No, questo per dire che già lì capivo che forse la legge non è uguale per tutti. E infatti nel carcere, come dice Don Ciotti, rimangono incastrati i poveri cristi, non sicuramente quelli che hanno possibilità finanziarie. In carcere io subito ho visto, ho capito immediatamente che c'è una grande, la materia più importante è quella della violenza. O ti adatti o impari immediatamente le situazioni e condizioni, altrimenti vieni stritolato appunto dalla cattiveria che sia istituzionale sia da parte dei tuoi compagni. Io in Caprioli in salita ho raccontato un episodio tremendo che non ripeterò, che riguarda una violenza cui io ero testimone, ero presente. In carcere capii che non potevo fare neanche il paladino di niente, perché se avessi preso le difese della persona avrei fatto la sua stessa fine. E queste sono le leggi del carcere, ripeto, sono leggi molto dure. Io mi sono salvato scrivendo, ma credo che chi mi conosce lo sa, ancora oggi qualche vecchio detenuto con i capelli bianchi rammenta la figura di Pino Letterato, perché ero quel ragazzino che scriveva lettere per i detenuti e le vendeva per pacchetti di sigarette, si fumava Alfa quella volta. Le lettere alle madri e alle fidanzate valevano due pacchetti, le lettere al magistrato valevano cinque, perché ne andava dell'incolumità dello scrivente se la risposta del magistrato era negativa. Ricordo di aver fumato tanto, ma veramente tanto. Tempo fa in un carcere incontrai uno dei
un vecchio detenuto che io non avevo riconosciuto, e lui mi disse: ma tu sei Pino Letterato? Dico sì. Sai che una volta hai scritto per me, io ti ho dato due pacchetti di Alfa, e a chi ho scritto? Alla mia fidanzata. E com'è andata? Mi ha lasciato. Sì, non sono tutte scritture che hanno un successo, però sicuramente è stato un modo per entrare negli stati d'animo degli altri. Il carcere, come dicevo prima, è un'esaltazione, ti esalti la prima volta e quando esci lo vanti, perché è una tua referenza essere stato in carcere. Questo vale anche oggi, soprattutto con i ragazzi giovani. E poi ti esalti la seconda volta, poi ti esalti meno la terza e poi rischi di cadere nel circuito dell'abitudine. Quando entri in quel circuito ti liberi della libertà. Molti detenuti vivono meglio in carcere che nella società. Vivere nella società per un detenuto è comunque difficile, non vieni riconosciuto, il marchio del carcere te lo porti addosso per tutta la vita. Spesso sono costretti o vanno nelle compagnie che hanno incontrato in carcere perché non vengono accettati, non è facile. Però ci sono alcuni detenuti anziani che entrano in carcere e si sentono dire buongiorno, buonasera, si sentono dire buon Natale, tanti auguri, cose che non hanno nella società presunta sana. E questo vuol dire liberarsi della libertà, aver paura della vita fuori e rimanere, preferire la detenzione. Dico solo una cosa, ma che riguarda la cultura. Io se ho tratto qualche vantaggio è sicuramente con la cultura. Oggi continuiamo, il nostro paese continua a trattare la cultura in genere come un fatto di contorno, in carcere anche di più, no? Io ricordo che il mio primo libro che io vidi in carcere, una cosa un po' simpatica, io ero in una cella da 8 e di fronte a me c'era un ragazzo che leggeva I Promessi Sposi. Dico, porca miseria, poi parlano male di noi, dicono, cioè questo, però leggeva questo libro in maniera molto esaltante e altro che non posso dire, insomma, però eccitante, ecco, leggeva questo Promessi, dico, Milanzi Canetti, Don Abbondio, che è eccitante, insomma, no? Però dico, si vede che questa passione. Poi lui è andato all'aria, io sono andato a vedere il libro, e in verità era un libro pornografico, nascosto dalla copertina dei Promessi Sposi, perché era proibito. Però il primo libro che ho letto è Cronaca di poveri amanti, un libro a me molto caro, molto bello. E il secondo libro che ho letto è questo libro che mi diede questo detenuto facendomi incazzare, un vecchio detenuto, e mi disse: Pino, tu non hai la stoffa per fare il delinquente, leggi questo libro. Dico, come? Faccio tanta fatica per venire dentro, per poterlo battere e tu mi stronchi, così. Il libro è Se questo uomo, ed è un libro che è stato importante per me, perché il protagonista parla di questo internato vecchio, 42 anni ad Auschwitz, 42 anni era già un'età avanzata, che ogni mattina con 10-15 gradi sotto zero continuava a lavarsi viso, mani, collo. Era uno dei pochi che si portava a considerazione, uno dei pochi che portava rispetto e voleva bene alla sua vita. Questo è stato sicuramente uno degli indirizzi che ha fatto sì che io cambi. Mi ha fatto cambiare la vita, perciò la lettura è assolutamente importante. Poi, se vogliamo far finire con la cultura, noi, vabbè, con Andrea, ma con Mario e con Cigliola facciamo molto teatro in carcere. In carcere si legge molto di più che nella società, perché bisogna sconfiggere niente da fare, e si legge anche con una buona qualità. In carcere si studia, ci si laurea. Ci sono, ad esempio, noi incontriamo le persone con l'ergastolo ostativo, che l'ergastolo ostativo è una cosa terribile, assurda per un paese democratico. Il carcere ostativo vuol dire che questa persona non potrà avere nessun beneficio, non uscirà mai più, è come entrare in una galleria e non avere l'uscita. Molti chiedono, in Italia la pena di morte c'è già, la pena di morte c'è già, e l'ergastolo ostativo, che è una morte molto più atroce che un'esecuzione, cioè si paga goccia per goccia fino all'ultimo respiro. Ci sono persone in carrozzina, persone che hanno perso la facoltà della ragione, persone di 80 e passa anni che vivono in quelle condizioni. Io non credo che questo appartenga a un popolo democratico. Per quel che riguarda la mia avventura carceraria, ripeto, quando ho finito di esaltarla,
in carcere mi è rimasto attaccato sulla pelle. Io ancora oggi, dopo anni che vado in carcere, ho quel famoso colpo allo stomaco quando sento il rumore delle serrature. Non ci si abitua al rumore delle serrature, non ci si abitua a pensare che ci sono delle persone in cella che camminano a turno perché non c'è lo spazio per camminare, che rimangono 20 ore in cella. Ci sono persone con vari stati d'animo, vari umori, varie culture, no? C'è un incrocio che basta accendere una scintilla e scoppia una guerra. Queste sono le condizioni carcerarie. Allora, pensando alla cultura, ricordo anni fa, quando mi delegarono per scrivere un testo teatrale con i detenuti del carcere di Trieste, io scrissi La Bella Vita, che era una cronaca di una giornata in carcere. Questo anche per abbattere i luoghi comuni, che vuole che il detenuto stia in branda 24 ore, che mangia, che beve, che dorme, che guarda la TV, che quando uscirà avrà un appartamento, avrà un posto di lavoro, insomma, tutte queste cose qua. E il Ministero di Grazia e Giustizia ci diede il permesso di fare questa rappresentazione al Politeama Rossetti, che è il più grande teatro di Trieste. Io ricordo che la gente mi tornava per strada e mi chiedeva: ma come verranno i detenuti, col blindo, con le catene? E io rispondevo che no, stanno scavando e al momento giusto usciranno, proprio perché in quel teatro l'abbiamo riempito di curiosi, ma a noi ci andava assolutamente bene. Poi noi negli anni l'abbiamo fatto anche quei ragazzi con problemi di tossicodipendenza, e molti di quelle persone sono uscite e hanno trasformato la loro curiosità in sapere, e questo è un miracolo della cultura, o una forza della cultura. Credo che sia assolutamente indispensabile, proprio per non trattenere le persone all'interno del carcere con niente da fare, che ti produce solamente che cattivi pensieri, ti produce non rabbia, repressioni, e che poi tu sfogherai all'uscita, la cultura sia l'unico mezzo che io conosca, oltre sicuramente la misura alternativa. Posso dirti solo una cosa, che sono leggermente in disaccordo con te, nella forma pratica. Quel ragazzo a cui non è stata concessa la misura alternativa, secondo me fa parte di una magistratura spettacolo, lo dico con grande rispetto perché non tutta la magistratura. Una volta i magistrati non parlavano, oggi fanno dei gesti eclatanti, forse per essere citati. Quando a questo ragazzo è stata avanzata l'ipotesi di dargli questa misura alternativa, c'è stata la battitura nel carcere di Udine, perché i poveri cristi che rubano le mele o rubano, non hanno la possibilità della misura alternativa. Ecco, anche questa non è giustizia, è una giustizia che va a umore o che si offre alla forma mediatica. Credo che questo sia aberrante, secondo me. C'è un'altra cosa che volevo dirvi, che ci stanno fregando, mi stanno fregando e ci stanno fregando. È un documento di pochi giorni fa: l'Italia è la nazione che ha meno criminalità in tutta Europa, è l'unica nazione che sta abbassando i numeri della criminalità, però noi continuiamo a vivere in un terrore mediatico, perché funziona moltissimo in TV, sui giornali si vede molto, però gli omicidi dai 2005 che c'erano nel 1950 ai 1000 che c'erano nel 1990 sono passati a 440. Persino la violenza sulle donne è diminuita. Sicuramente saprete che nel 1950 c'erano moltissime violenze sulle donne che non venivano denunciate perché per la vergogna, ma c'erano veramente tante da far paura. Non c'era questa forza mediatica o questa ruffianeria mediatica che presentava queste cose per fare audience. Perciò viviamo giustamente in un percorso o in un attimo dove è giusto provare la paura e il terrore, però soffiarci sopra credo che sia un grosso sbaglio. Io ricordo un incontro fatto pochi giorni fa quando una donna si alzò e mi disse: vedi, ad esempio non abbiamo più i pedofili, sono tutti guariti, perché fino a 2 mesi fa si parlava moltissimo dei pedofili, adesso si parla della violenza sulle donne, tra 2 mesi si riparlerà di pedofili. Sembra quasi questa strategia per poi frequentare un populismo assolutamente pericoloso, populismo che appartiene anche alla politica. La politica non si schiererà mai, a parte Santo Pannella o
Rita Bernardini, non si schiererà mai dalla parte del detenuto, preferisce la via del forcaiolo perché ti porta sicuramente molti più voti che andare a fare il difensore delle carceri. Però tutto questo produce una cifra che dovrebbe spaventare chiunque, quasi dovrebbe spaventare. Il 72% del popolo carcerario è tornato a delinquere. Che funzione ha il carcere, no? Se sono queste le cifre. Allora teniamo, se vogliamo fare i conti ipotecari, se vogliamo farlo per puro interesse, un detenuto costa 150 euro, no? Al giorno. Forse che recuperarlo risparmiamo anche del denaro, no? Penso. Molti mi chiedono, beh, cosa faresti tu? Quale miglioria suggeriresti? Rispettate il codice penale, basterebbe quello. Nel codice penale ci sono delle regole o delle leggi precise che parlano della rieducazione o riabilitazione della persona ristretta affinché possa mettersi, immettersi nella società. Io ricordo, e Gigliola ha lavorato con me, nel carcere di Pordenone, c'è questo carcere che è la vergogna della nostra regione, ma che è la vergogna di una città bella come Pordenone. È un carcere che ha ricevuto file di ammende e ammonizioni da parte della Corte Europea, perché è un carcere assolutamente disumano, ci sono le strettoie, si passa uno per volta, le celle sono dei loculi e la gente lì sta malissimo. Mi ricordo che quel detenuto si è detto una notte d'estate al castello di Pordenone vale come un mese di vita, no? Allora con questi tormenti è difficile che una persona si ravveda. In carcere a Pordenone mi avevano offerto di fare un progetto teatrale con questa sezione particolare che c'è a Pordenone, è la sezione protettica, noi in gergo chiamiamo sezioni incolumi. Io sulle prime avevo rifiutato un po' per il mio codice interno da vecchio, poi accettai, andai. Io ricordo delle aggressioni da parte del gruppo quando noi proponemmo come argomento la violenza. Ed erano aggressioni per difesa, anche risate per difesa, perché non volevano, avevano molto timore di affrontare la cosa. Poi la cosa andò bene, noi riuscimmo a fare questo testo teatrale, a rappresentarci. La cosa che mi stupì è che queste persone parlavano con la psicologa, il psicologo forse una volta al mese, forse ogni due mesi. Allora queste sono persone che come sono entrate così usciranno. Sembra quasi che ci sia una volontà di non risanare le persone, di non inserirle nella società. E credo che questo siano notizie che spesso si trascurano o creano indifferenza. C'è ad esempio questo esempio limpido, chiaro, facile del carcere dei Due Palazzi di Padova, che ha questa panetteria famosissima, pasticceria Giotto. Io dico sempre che i panettoni, che sono i più buoni in Italia, nessuno sa la ricetta, bisogna prenotarli in settembre se no non li trovi. Beh, lì lavorano 100+ persone. Io ricordo che parlai con il presidente della cooperativa, chi gestisce questo progetto, e gli chiesi qual era la recidività delle persone che lavorano in quel luogo. Lui mi rispose del 0,01%. Cioè, allora la cosa è chiara, è limpida, no? Basterebbe creare delle situazioni. A Pordenone, qualche anno fa, avevamo fatto un corso per pizzaioli, ancora oggi stanno lavorando. A Trieste abbiamo una macchina per la panificazione che è costata 100.000 euro e lì si è iniziato anni fa a panificare, però è durata una settimana perché l'associazione panificatori è insorta contro questa produzione perché diceva che gli rovinava il commercio. Tra parentesi, oggi mangiamo pane rumeno, quello che vendono negli autogrill è pane che costa zero, però ci va bene, quello lì ci va bene, se lo fa un detenuto. No, questo per dire quale sia la scarsa volontà di affrontare la situazione del carcere. Poi ci sono delle cose che dirò, giustamente qualcuno la penserà diversamente, però ad esempio quando andiamo nelle scuole e chiediamo quasi per provocazione, ma anche no, chi è d'accordo con la pena di morte, il 90% alza la mano, no? Ma alza la mano perché non conosce le storie, perché vive, si aggancia a dei luoghi comuni. Questo è ingiusto, credo. Bisogna far pensare sia ai ragazzi ma sia agli adulti.
E poi c'è un altro aspetto che è molto importante, che spesso si dimentica: un detenuto non paga mai da solo, c'è tutta una famiglia che paga, no? La famiglia deve pagare questa pena e questa sofferenza. Allora basta passare davanti a un carcere e vedere i familiari quando attendono la fila. Tra i quei familiari vedremo anche dei bambini. I bambini spesso vengono scioccati dall'entrata in carcere: perché le sbarre, perché i cancelli, perché le serrature, no? Perché questa umiliazione, ma soprattutto questo shock creato ai bambini. Noi come regione, vabbè, non è che voglio, stiamo cercando di creare dei punti gialli, nel senso di creare delle stanze assolutamente adatte e idonee ai bambini. In carcere, dico questo episodio che mi è molto caro: io la prima volta che entrai, andai al cortile, andai all'aria e vidi tutta una schiera di detenuti, ripeto, eravamo in agosto, che prendeva il sole con il doposole. Dico, cosa prendeva il sole? Cioè, no, no? Poi ho capito, il sole voleva dire presentarsi bene davanti ai familiari, non farli preoccupare, no? Anche questo è un passaggio che signora. Un altro passaggio che signora, me ne sono dimenticato di dire prima, i libri che si leggono. Chi deve fare un ragazzo, chi deve fare 30 anni, capita che il libro non metta il segno quando finisce di leggerlo, perché ricercare il segno sarà un'ulteriore perdita di tempo. Questo per dire, adesso Gigliore vi leggerà una cosa che riguarda i familiari, gli affetti, ma soprattutto le scritture in carcere. Un saluto, un abbraccio, un bacio. A presto, ci vediamo, mi raccomando. Io ti scrivo, tu mi scrivi, scriviamoci. No, va bene tutto, anche la bugia. Io ti penso, tu pensami, pensiamoci. Tu, marito, compagno, bene mio, creatura santa, figlio maledetto, che ti sei fatto mettere un muro dentro l'affetto e ti sei trattenuto la parte dolce del mio cuore amante. Tu, maledetto, che mi sbatti in faccia questo muro vigliacco che ogni volta devo scavalcare con l'affanno del dolore e poi abbandonare come si abbandona la processione del morto. Tu mille volte maledetto, mille volte ingrato, tu che ti sei fatto imbrogliare, puoi castrare un bene. Dimmi, quanto rimpianto devo ancora scontare. Tu maledetto come un bene che non si può frequentare, un bene atroce che si fa visitare solo con il consenso giudiziario. Ti prego, ti scongiuro, il cuore no, non chiuderlo. Non lasciare fuori questa mia grande voglia di non dimenticarti. Un saluto, un abbraccio, un bacio. A presto, ci vediamo. Mi raccomando. Sì. In carcere le lettere sono respiri di vita, piccoli attimi di libertà che ti afferrano la gola e ti obbligano al pianto. Uno sfogo da liberare sotto l'intimità delle coperte o nel buio della notte, versando lacrime senza rumore. Brava. In questo libro c'è una cronaca, la cronaca del carcere che ho provato io. Ci sono anche vari episodi di ragazzi che magari ho incontrato in qualche scuola professionale, me li ritrovo in carcere, persone che sono scivolate, persone che non avevano bisogno del carcere. Racconto ad esempio un uso, questa pratica che era molto in uso, scusate, negli anni 70, era quella per ottenere delle attenuanti sulla pena, ci si fingeva di essere matti. Allora venivano portati per una visita nei manicomi giudiziari. Una visita voleva dire minimo 6 mesi. Molti sono usciti pazzi da quei 6 mesi nelle manicomi giudiziari. Era una cosa assolutamente aberrante. In carcere ricordo che non si poteva confidare, raccontare, ma neanche sfiorare la tua
una tua debolezza, la tua voglia anche di piangere, la tua voglia anche di dire una cosa combinata, no? Voglio cambiare vita, voglio diventare una persona, una brava persona, perché non è ammessa, queste fragilità non sono ammesse, bisogna mettersi la maschera di una durezza, bisogna esaltarsi anche nei racconti delinquenziali che ci sono in cella o con i tuoi compagni. Però questa è una pratica che fa sì che molti di loro purtroppo continuino in questa fase. Oggi, grazie a una legge folle, la legge Fini-Giovanardi, abbiamo ancora persone che hanno problemi di tossicodipendenza e vengono incarcerate. Molti di questi ragazzi oggi soffrono la doppia diagnosi, oggi con gli acidi e con quelle merde che stanno girando, molti si bruciano le cellule cerebrali, molti hanno problemi di psichiatrici, ma non solo i ragazzi che entrano per un problema di tossicodipendenza, ci sono moltissimi detenuti che hanno problemi psichiatrici e che sono assolutamente incompatibili con il carcere. Adesso hanno chiuso i manicomi giudiziari e hanno aperto i REMS, però non sono pronti, non sono pronti. Io lo dico anche con spirito polemico, avendo incontrato un gruppo di detenuti del carcere del manicomio giudiziario di Reggio Emilia, quando gli ho chiesto come state, loro mi hanno detto forse stavamo meglio prima, perché comunque quel manicomio, che si era molto morbidito, avevano dei percorsi precisi, tutto, si lavorava tutto nell'interesse di quel percorso. Oggi nei REMS, come succede in molti centri di igiene mentale, li imbottiscono i psicofarmaci della serie non rompete i coglioni, però senza nessuna prospettiva futura. Ecco, anche questo credo che faccia parte dell'imbarbarimento. C'è poi un passaggio che racconto e che fa parte un articolo del codice penale, parla di mediazione. Mediazione vuol dire fare incontrare la vittima del reato con l'autore del reato. Noi lo facciamo da alcuni anni, l'abbiamo fatto con Don Mario Vata, che tu conosci, il dramma l'ho fatto 6 volte, con detenuti che hanno pene minori, non posso pretendere di mettere... Beh, questa cosa è una soluzione assolutamente salvifica, perché intanto la vittima del reato si incontra il terrore, spesso un furto in un appartamento, uno scippo, crea un terrore che è difficile poi da togliere, e la vittima del reato riesce a riflettere sul danno che lui ha commesso. La mediazione viene poco frequentata in Italia ed è un uso molto, molto frequente invece negli altri paesi. Volevo dire che sembra che io stia facendo un'apologia del detenuto, no? E che sono convinto che noi ne potremo veramente salvare tanti, sono convinto che potremo stare meglio. Teniamo presente che oggi nelle carceri italiane il 50% del popolo carcerario è in attesa di giudizio, anche questo ci costano molte ammende e ammonizioni da parte della Corte Europea. Poi ogni tanto ci sono delle lampadine che si accendono, lampadine sbagliate. Parlo ad esempio del carcere di Gorizia. Da qualche mese hanno aperto la sezione per gli omosessuali, una sezione che non esiste da nessuna parte. A me mi è sembrato un ghettizzare una situazione. E allora, come garante, sono entrato nella sezione degli omosessuali, che tra l'altro è la sezione nuova che hanno costruito, dove accoglierebbe sicuramente con più utilità molti detenuti che oggi continuano a vivere in 6 su una cella da 2 o una cella da 4. Questa sezione ha 6 celle completamente vuote e ci sono 3 persone. Non ci sono telecamere, non ci sono agenti che li controllano se non ogni tanto, hanno messo una catena e questa è la situazione. E allora io parlo con questi detenuti, 2 mi raccontano le loro storie, sono storie anche pesanti, però che non riguardano storie di abusi o di offese all'interno del carcere, perché non ci crederete, ma la figura dell'omosessuale non dico che sia stata rispettata, ma è sempre stata protetta dall'istituzione, o li mettevano in infermeria, però non era mai successo niente di eclatante. Parlo con il terzo e gli chiedo: e tu come stai?
dice no, io vorrei dire che io non sono omosessuale, no? E cosa fai qua? Perché ero convinto, ho scritto sulla domanda sono omosessuale perché ero convinto di star meglio di dove ero, no? E l'hanno messo dentro, cioè, mi sembra una cosa, sì, veramente, che mi sembra quasi un fumetto o un cartone animato, però succedono queste cose, credo che forse ci vorrebbe un po' di più attenzione, adesso speriamo che lo chiudano, se non hanno già chiuso. Volevo parlare poi della legge italiana, io non voglio essere catastrofista, però la legge italiana è ancora la base della legge Rocco, che risale a tanti tanti anni fa. Oggi con la legge italiana continuano a mettere dei rattoppi strada facendo, ed è una legge assolutamente confusa, che si può interpretare in mille maniere. Ogni giudice può interpretare questa legge a modo suo, e questo crea confusione nella confusione. C'è gente, ad esempio, che si fa arrestare a Opera perché è carcere dei VIP, perché lì avranno sicuramente misure alternative. Ci sono persone, Andrea lo sa, che preferiscono venire a Tolmezzo, perché a Tolmezzo è un carcere che si sta, tra virgolette, bene, però tutto è fatto quasi da un senso morale, no? La legge non riguarda tutti quanti, e spesso questo lo pagano appunto i poveri cristi. Poi c'è un'entità o una verità o una realtà che molti trascurano, che sono i carceri femminili. Sembra che le donne non esistano. Vi posso assicurare che nei carceri femminili si sta peggio, ma molto peggio che nei carceri maschili. Le donne hanno sicuramente delle esigenze che gli uomini non hanno, soprattutto quello di sentirsi donna. In molte carceri questo è vietato, non vietato, viene escluso proprio perché c'è la possibilità di organizzare dei progetti o dei percorsi. Oggi alle Giudecche, bisogna dire la verità, sono molto migliorati. Oggi i bambini che non superano i 3 anni di età vanno alle Giudecche. C'è stato uno studio che dice che perché poche donne in confronto agli uomini nelle carceri. Questo studio ha detto, la conclusione di questo studio, sì, non ci voleva una mente cesa, perché le donne sono più furbe degli uomini, ma questo lo sapevamo. Parlando del femminile, mi viene in mente un episodio che mi è successo a San Vittore. Io andai e incontrai una trentina di detenute, e mentre stavo aspettando c'era una signora al mio fianco, vestita molto bene, con una proprietà di linguaggio molto curata, e io penso tra di me, siccome, non so se sapete, ma credo di sì, in carcere c'è una regola, non bisogna mai chiedere cosa hai fatto, no? O te lo dicono loro, o se no ti tieni la curiosità. Questa io la scambiai per un'educatrice, per una volontaria. Poi mentre stavo parlando, lei mi interrompe e mi dice scusa se sono un po' giù di tono, ma mi sono appena arrivati 5 anni. E io rimango così, 4 ne avevo da fare, sono 9. E dico mi dispiace, e continuo a parlare, però la curiosità aumenta riguardo al destino di questa signora. Quando siamo usciti, abbiamo salutato tutti, io per la prima volta, se non lo faccio mai, chiedo a un agente penitenziario cosa ha combinato quella donna. E questa donna era uno dei notai più famosi di Milano, aveva mandato a fanculo mezza città, era una donna molto benestante che aveva vissuto negli agi, e che si trovava in carcere appunto a scontare 9 anni. Lei mi mandò una lettera con delle fiabe per bambini, premettendo che lei non aveva figli, non aveva, però scriveva in maniera straordinaria, e sono riuscito a fargliele pubblicare queste fiabe. Adesso lei è uscita, si è fatta una vita e si occupa di volontariato per il carcere. Anche questa è una soluzione per guarire. La cosa che invece mi preme dire in conclusione, questo libro sta andando benissimo, noi abbiamo fatto una cosa Pordenone legge incredibile, abbiamo dovuto mandare via la gente perché ma c'erano soprattutto tanti giovani. Allora l'altro giorno mi è arrivata una mail di questa professoressa che aveva portato 2 classi di una scuola professionale
ed erano due classi impossibili, secondo lei e secondo il preside, erano due classi molto agitate. E lei mi scrive che nell'occasione dell'incontro non hanno mosso respiro. Oggi quelle due classi mi vogliono, ma non perché vogliono me, perché vogliono capire qual è la situazione del carcere. Allora noi giriamo tantissimo nelle scuole, lo raccontiamo cos'è il carcere, raccontiamo soprattutto ai ragazzi cos'è la sconfitta, visto che per molti anni gli abbiamo insegnato, gli abbiamo trasmesso solo che il valore della vittoria. Ecco, molti di quei ragazzi che non conoscevano la sconfitta oggi sono anche in carcere e credo che un po' di colpa ce la dobbiamo prendere e assumere. La cosa che voglio concludere, l'ho scritta anche sul libro, io vengo chiamato in tutte le carceri d'Italia, quasi a simbolo molto umile di quello che ce l'ha fatta, di quello che si è salvato, di quello che ha vinto il Campiello, di quello che ha avuto comunque una storia assolutamente straordinaria. E io continuo a ripetere, ma lo dico senza retorica, che non sono io il vero artista sono i ragazzi che escono e che combattono con le gengive, con le ginocchia, che lavorano nelle cooperative per 400-500 euro al mese e vincono ogni giorno un giorno. Ecco, credo che i veri artisti sono loro che riescono a vincere la vita. Vi posso assicurare che non ci sono tanti, però quelli che ci sono noi non gli diamo la giusta importanza. Nessuno scriverà su un giornale un ragazzo esce e si salva. Abbiamo bisogno di scrivere un ragazzo esce e reitera o ricomette il fallo o il reato, scusate. Ecco, anche in questo credo ci sia un'ingiustizia. E allora io accuso in una parte della mia scrittura proprio tutto il sistema. Io accuso. Ripensando al prenaturale trattamento e quasi spontanea condizione, mi viene in mente l'incontro avuto con un sociologo svizzero, credo che si chiamasse Ferrari, e di quando disse: vedete, se domani per miracolo sparisse tutto il disagio, sarebbe un dramma mondiale. La società ha bisogno di delinquenti su cui puntare il dito per sentirsi migliore. Il CERT ha bisogno dei tossici per dare un motivo alla sua esistenza. Le rivendite alcoliche hanno bisogno degli alcolizzati per mantenersi in vita. I tabaccai e il monopolio di Stato ha bisogno dei fumatori per riempirsi le tasche con le disgrazie altrui. La mia salvezza fu l'angoscia, sì. L'angoscia di non riuscire ad adattarmi a quella rassegnazione e pensare fortemente che ci doveva essere una soluzione. Non era possibile arrendersi a quel castigo senza provare il disturbo del dolore. No, non era possibile perdere una guerra senza aver tentato di combatterla. Non era possibile consegnare la mia esistenza ai registri dell'ufficio matricola. Non era possibile vivere nell'ingorgo del lamento senza aver mai usato la difesa del muscolo. Non era possibile nascondere il mio egoismo dentro le mura dell'indifferenza e non era possibile obbligare ai miei cari un dolore che non meritavano. Fu proprio quell'angoscia a scuotermi e darmi la forza di mettere la testa fuori dall'inferno carcerario ed afferrare con una rabbia che non conoscevo la coda della vita. Io mi accuso di essere certamente il consapevole protagonista di un errore. Io vi accuso di castrarmi la possibilità di staccare la mia storia dal dolore. Io mi accuso di aver sprecato malamente la disposizione di una libertà, ma io vi accuso di spingere quel tempo verso un futuro che non cambierà. Io mi accuso di aver scritto una trama con lo stile di un pensiero prepotente, ma io vi accuso di moralizzare quello stile per renderlo ancora più arrogante. Io mi accuso, sì, di aver offeso il petto e l'onore di una distinta società. Io vi accuso
di vendicare l'offesa con il marto del delinquente per l'eternità. Io mi accuso di essermi pernottato l'uso di una residenza con l'inferiata. Io vi accuso di isolarmi in quella residenza con una rabbia stramaledetta. Io mi accuso di saltare la reazione e a volte di scivolare nella depressione. Io vi accuso di affollarmi la depressione con l'insulto di un ammasso domiciliare. Io mi accuso di riadattarmi a fare il puntino nero di una cattiva statistica. Io vi accuso di usare quei puntini neri per la contrapposizione di una logica. Io mi accuso di essermi fatto catturare dalle trame di una disgrazia. Io vi accuso per la vostra sicurezza, che si crede esente dalla tragedia. Perché qualche volta succede che gli accusatori si trovano costretti a fare gli accusati o a fare gli oratori disperati con le lingue senza suono, mentre urlano una folla di orecchi che si sono tolti l'uso dell'ascolto. Grazie. Grazie. Devo dire, mi sono dimenticato di presentarli, Mario Grasso e Giglio Valentin, che sono due attori della mia, nostra compagnia instabile, quella che da anni gira l'Italia. Li ho sposati io, non so che a voi non interessa, però può essere una notizia anche questa. Mario l'ho raccolto, che era piccolo, buttato lì in un angolo, aveva 1,20 m, era senza capelli. Guardate cosa è venuto fuori con la cultura. Giglione, non va bene, se non si offende se lo dico, però non era così. Era... E poi c'è l'ultima cosa, che c'è stata una garambata, perché Giglione e Mario hanno lavorato con Paolo, si sono trovati adesso, dopo anni. E mi sembrava giusto dire questa cosa, grazie. Penso che possiamo stare ancora un po', e quindi io dico due cose, poi magari possiamo anche raccogliere un paio di suggestioni, poi tu magari ci dai una conclusione. Cioè, io vorrei dire questo, cioè per me, attraverso queste parole, attraverso i tuoi libri, entriamo dentro l'esperienza, cioè conosciamo l'esperienza di chi si trova dentro le sbarre, tra i ferri. E io in un'altra delle mie tante vite, quella attuale, sono anche un po', faccio un po' il politico, cioè sono espressione di un'istituzione, un po' anche grazie a te, perché Pino è venuto in campagna elettorale e si sono aperte tutte le porte. E per cui io mi chiedo, cioè, vorrei tradurre quello che ascolto in prospettiva di cambiamento della società, perché io non accetto da essere umano e non accetto da persona che è chiamata a garantire il bene comune. Non so se lo sapete, ma la parola sindaco, sindiche, significa che colui che garantisce la giustizia per tutti su un territorio, il garante della giustizia. Ecco, io da garante della giustizia non posso accettare che nel mio territorio possano esserci situazioni come quelle descritte. Non posso accettare che ci sia un carcere come quello di Via Barzellini, dove soffrono tanto tutti, comprese le guardie carcerarie, che sono anche delle volte eroici o eroiche nel loro modo di essere lì. Ma delle strutture che sono incredibili. L'ingiustizia sistematica di cui ci hai parlato, situazioni come quella del G8 di Genova che ci hanno fatto vergognare di essere italiani, queste scene incredibili. Qui abbiamo anche di cose interessanti. Io quando torno da Iello, parcheggio lì vicino alla Casa Rossa, faccio la galleria, e fino a qualche giorno fa la galleria era piena di persone che vivevano al freddo, nel giro d'aria, nell'umidità della galleria Bombi. E sembrava che le istituzioni fossero impotenti a fare qualsiasi cosa. L'impotenza delle istituzioni, che è l'impotenza mia, io sto parlando di me, è una autocritica quella che sto facendo, perché queste parole di stasera a me fanno saltare sulla sedia, mi fanno stare male. E io vorrei che, oltre a dire che è bravo Pino
perché scrive molto bene e ci commuove con il suo modo di comunicare, o loro che sono straordinari nel leggere pezzi che ci toccano il cuore, oltre che toccarci il cuore, ci tocchino un po' però anche la ragione, la mente, e ci portino, perché questo credo sia indispensabile, ci portino ad un'altra dimensione. Per me, per esempio, la reclusione in quanto tale è un qualcosa che cozza contro la dignità della persona umana. È possibile, io sono stato direttore per 2 anni della comunità arcobaleno insieme a Don Alberto De Nadai, che se non ci fosse Gorizia sarebbe molto molto peggio di quella che è, perché lui per tutta la sua vita qui è stato colui che ha tenuto vivo la presenza e la memoria di chi altrimenti sarebbe stato completamente dimenticato da tutti. Ebbene, essere lì per me è sempre stato un domandarmi: va bene, io posso aiutare le persone, posso cercare di alleviare il loro dolore, ma oltre questo c'è bisogno di una prospettiva politica. Non è possibile che l'Italia tenga a 150 euro al giorno in una situazione di reclusione nelle gabbie le persone, quando in comunità potrebbero trovarsi molto meglio, vivere molto più serenamente e in più anche fare un servizio di ricostruzione della nostra società. Non è possibile che la nostra società italiana, così evoluta e così civile o sedicente tale, non sia in grado, sia impotente di fronte a una alternativa al carcere. La legge Gozzini è stata ormai dimenticata, questa figura nobile di Mario Gozzini. Dov'è oggi? Dov'è oggi? Il carcere oggi è peggio di allora. Poi ci sono le leggi, la Giovanardi Fini, la Bossi Fini, che ha riempito il carcere di gente che non ha commesso nessun reato e che ha soltanto contribuito a rendere ancora più difficile e invivibile la vita di coloro che c'erano dentro. Quindi, secondo me, ci piaccia o non ci piaccia, le parole devono diventare politica, devono diventare azione per il cambiamento della società e per il superamento di queste istituzioni, che sono istituzioni disumane, cioè contro l'umano, non per le persone che magari ci mettono tutta la più buona volontà, direttori, guardie, ma per il tipo di istituzione, l'esistenza stessa di questa istituzione. Ci sono esperienze in giro per l'Europa e per il mondo di alternativa profonda al carcere, anche per reati gravi, non soltanto per i reati minori, che per me, lo ripeto, è incredibile che per una questione di un po' di droga o questioni di reati minori uno possa essere rinchiuso in carcere. Che le persone più in difficoltà di Gorizia, che si sa benissimo che mai fuggiranno da nessuna parte, non passeranno neppure l'isonzo, che debbano essere rinchiuse per anni in carcere, quando ci possono essere delle strutture ottime nelle quali poter socializzare e ricostruire la vita della società. Questo per decine, centinaia, migliaia di persone in Italia. Quindi, a mio parere, bisogna superare l'istituzione carceraria, lavorare per questo. Andrea, noi che adesso siamo in politica, dobbiamo andare su questa strada. Questo è quello che io penso e per ciò per cui io vorrei lavorare. Non so se qualcun altro vuol dire qualcosa, dopo Pino tirerà le conclusioni. Sì, io non amo molto le domande, ma non perché, no? Anche perché io spero sempre di essere stato esauriente. Sicuramente tutte le risposte che voi eventualmente vorrete sono nel libro, no, anche per non imbarazzarci. Volevo dire che anche Andrea Picco fa parte della compagnia Instabile, anche lui era un ragazzino che giocava con Lego e queste cose qua. Giocava a sì, l'abbiamo preso e oggi è un orgoglio che lui faccia il consigliere. No, se non ci sono domande, veramente vi ringrazio e dico la solita cosa che... c'è il copyright, su quelle due cose devo dire, scusate, sulla prima c'è il copyright, che i miei libri portano fortuna e se avete una sfiga in corso me la restituite, non è mai successo. La seconda è lo sforzo umanitario che io, Andrea, Mario, Cigliola facciamo da anni e che vorremmo trasmettere da anni. Noi andiamo negli autogrill e giriamo i libri di Vespa, della Clerici e queste cose qua. La cosa stupenda è che noi possiamo entrare in un autogrill di Bologna e vedere già i libri girati. Questo vuol dire che la cosa ha funzionato. Perciò, sì, noi dobbiamo seminare. Grazie, buonasera.